Dopo oltre un anno si sono conclusi gli interventi di restauro del Ponte di Chiaia e il nono monumento riqualificato nell'ambito del programma Monumentando, promosso dal Comune e realizzato dalla società Uno Outdoor, che interesserà complessivamente 27 monumenti cittadini. Questo ponte era in condizioni davvero complicate, con un anno di lavoro circa, e viene restituito al quartiere, alla città, molto bello. Bellissima anche l'illuminazione serale, quindi un ulteriore pezzo di città riconsegnato alla città. Prossimo obiettivo del progetto Monumentando sono le Torri Aragonesi, che tra l'altro si vanno a innestare nel progetto di riqualificazione di Via Marina e Parco della Marinella, dove stiamo anche procedendo bene. Via Marina stiamo verso la fase del completamento dei lavori e Parco della Marinella partiamo nei prossimi giorni. Costruito nel 1636 per collegare la collina di Pizzo Falcone con quella delle Mortelle, il ponte fu oggetto di restauro nel 1834 e si presentava, prima dei lavori, in pessimo stato di conservazione. Gli interventi, per un valore di 265.000 euro, sono stati eseguiti dalla ditta Castaldo di concerto con la sovrintendenza ed hanno consentito la messa in sicurezza, la pulitura ed il ripristino del carattere monumentale dell'arco. Ancora un altro cantiere, diciamo, che è terminato. Si è trattato questa volta di lavori di non soltanto di recupero, di restauro, ma di rifunzionalizzazione dell'opera, che erano rimessi in evidenza anche quelli che sono dei bassorilievi. Il ponte si trovava in una condizione davvero degradata, c'è stata una grandissima attenzione sia dell'amministrazione, condotto nell'ambito del programma Monumentando, e anche la sovrintendenza ha lavorato con grandissima attenzione e ha voluto proprio riportare alla luce quello che era un tema che era sparito qui, un tema progettuale, che è quello anche dell'arco di trionfo, vale a dire degli archi d'ingresso alle differenti parti della città. Credo che sia un'opera davvero ben riuscita. È stato necessario lavorare quindi non soltanto a un restauro, ma a un'opera di consolidamento vero e proprio. Sono state asportate parti di materiale che si erano totalmente distaccate, non solo, ma parti che erano state aggiunte nei restauri precedenti. Si veniva da un restauro dell'Ottocento, diciamo, che aveva generato una serie di problemi alla struttura, e oggi siamo contenti naturalmente di restituirlo alla città. E alla fine saranno 27 monumenti. Se ci sono degli errori o delle cose che non sono andate bene, fatte da un punto di vista burocratico, con le segnalazioni dell'ANAC nell'ambito della cooperazione che ci sta tra istituzioni, noi teniamo conto. Noi, per quanto mi riguarda, il livello politico salva il progetto e l'idea, e noi andiamo avanti su quello. Poi, dal punto di vista amministrativo e burocratico, vediamo le cose come vanno. Se c'è stato qualche errore o c'è stato qualcosa che non è andato nel modo migliore, vanno queste cose corrette.